Oggi mangiamo mousse al cioccolato fondente modicano con di caffè tostate alla carnuba e salsa con baccelli di vaniglia. Il piatto è molto complesso, vi spiegherò in sintesi la preparazione. Gli ingredienti che servono sono tuorli d'uovo, zucchero semolato, polla di pesce, panna fresca liquida, caffè, cioccolato fondente, cacao amaro, chicchi di caffè tostati alla carnuba. Adesso il procedimento. Mettete insieme a bagnomaria in una pentola i tuorli d'uovo, la panna, il cacao, la colla di pesce ammorbidita precedentemente in un po' di acqua e il cioccolato fondente insieme al caffè liquido. Non appena si è sciolto tutto, montate 50 g di panna a parte e non appena il composto sarà freddo lo mischiate tutto. Mettete negli stampini e posate in frigo. La nostra salsa alla vaniglia che vi indico adesso è stata preparata semplicemente con dei tuorli d'uovo bagnomaria, della panna, dei baccelli di vaniglia dentro e poi quando il tutto arriva al bollore si filtra e si fa raffreddare. Adesso passiamo alla preparazione del piatto. Tutti questi ingredienti siamo arrivati a questo, alla nostra mousse. Impiattiamo. Prendiamo la nostra mousse delicatamente, la mettiamo sul nostro piatto. Mettiamo la nostra salsa alla vaniglia. Nostri chicchi di caffè. Tostate la carruba. Mettiamo qualche fiore per guarnizione. Una stecca di cioccolato. La nostra menta. Frutti di bosco. Il piatto è pronto. Buon appetito. Compare e comare, ora che abbiamo mangiato e abbiamo bevuto, prima che venite, arrivordatevi un proverbio antico. L'uomo che si vanta non male, una lira.